I've got a question, if you'd hear me out, out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake, that we are closer than we're far. Ok guys, eccoci ritornati in una nuova parte di Assassin's Creed. Nella precedente parte avevamo iniziato le indagini su il re dei mercanti, dei ladri, non mi ricordo. Allora, penso dobbiamo sincronizzare qualche punto panoramico per poter ottenere appunto altre informazioni. Nella precedente parte, se non sbaglio, abbiamo fatto in totale 2 indagini. Pagherai con la vita. Domanda, posso ucciderlo da qui, no? Esci. Toglietevi di mezzo. Un uomo morto. Muori. Ah, basta, dai. Ah. Ah. Via. A posto, finalmente. Cioè, ancora poco e mi avrebbero portato via. Vi debbo la... Non lo so. No, sentivo due voci strane, signore, scusate. Ho detto che cazzo sta succedendo. Ok, allora. Sì, però Altair, mamma mia, cioè sei tordo oggi. Cioè, oggi veramente lo vedo tordissimo, più tordo del solito. Cioè, non lo sto immaginando, vero? Sì, non ne ho spiccioli. Sali, Altair, mamma mia, oggi proprio moscio. Oggi, cioè, proprio Syndicate di 20 a 0. Gli atti barbarici siano vendicati. Pregate che Dio, lode e gloria a lui, no, ci favorisca. Egli ha trovato la forza di ergersi a difesa. Cioè, non lo sta cagando nessuno a questo. Devo per forza fare i punti panoramici. Capito? Tanto è d'obbligo ormai fare sti punti. Allora, vediamo un po'. Vabbè. Alteri che non sale più ormai, proprio. Devi salire. Una cosa si chiama. Vabbè che qua non poteva salire, è impossibile. Ho capito, va. Madò. Ho capito, cioè vabbè. Ah vabbè, passa adesso anche attraverso le travi. Madonna. Cioè veramente, oggi lo vedo. O sono io proprio rincoglionito, non riesco a sincronizzare questo punto. Cioè proprio mi sono scelto il punto panoramico più palloso. Poi con Altair, che proprio oggi non mi sta dando per niente una mano, eh. Proprio veramente, oggi mi sta lasciando veramente di stucco. Cioè, sali? Cosa ci vuole a salire, razza di rincoglionito? Ecco, andiamo di qua. Quella, almeno. Cioè, quanto siamo per fare solo sta cosa? Siamo già a 3 minuti, quasi 4, solo per neanche per aver provato a sincronizzare un punto panoramico, signore. Cioè, neanche sale più. Cioè, Altair, mamma mia, oggi proprio ti vedo proprio in forma di... da schifo, proprio oggi, da schifo. Qua lo so, adesso devo girarci, sì, lo so. Oh... Madonna, non so neanche stare in equilibrio, madonna. Cioè, vedete, è a 2 centimetri, no? Dico io, Altair, testa di minchia, no? Vente, oggi proprio sono nervosissimo con Altair, perché, vente, mi sta scocciando, cioè... Cazzo, un pochino di equilibrio, un pochino più di... scioltezza nei movimenti. Mi ha trovato qualcosa?
manco per il cazzo. Cioè io, boh, provo a sincronizzare questo. Cioè non lo so, boh. Devo fare come l'altra volta, devo fare... devo tagliare? Cioè non lo so, adesso non mi ricordo più come si fa. Mappa aggiornata a cosa? Ma vedete che devo arrivare a questo? No. Quanto pare no, non devo rigliare lui. No, il pazzo no, via. I pazzi. Qua c'è anche... questi sono i... li chiamo io Ivaniz. Perché appunto sono... se ci fate caso, hanno lo stesso... beh, corpo rotolo no, perché il Vanini è una palla di lardo. Oh, c'è una bandiera. Polco, sparisci prima che ci pensi io. Ma levati dalle palle. Non mi sfuggirai. Non puoi nasconderti per sempre. L'ho trovato. È qui. Quella. C'è una... sono ritornato al punto di prima. Ah, no, adesso iniziano a diventare pallosi. Oh. Pollo. Ok, qua è il punto, vai. Signori, se non trovo niente qui, io taglio e ci vediamo dopo quando troverò qualcosa. Perché altrimenti qui è troppo strana sta roba. Aspetta che mi nascondo. Non mi vedi più, eh? Basta girare l'angolo e tu non mi vedi più. Qua l'intelligenza artificiale è proprio dei migliori. Per favore trovami qualcosa qui, perché siamo già in ritardo, siamo a 7 minuti, signori. Oh, mi ha trovato qualcosa, grande. Me ne ha trovate più di una, almeno? No, non chiediamo troppo adesso. Non chiediamo troppo. Cioè, devo fare il giro. Che pizza. Ah, è un informatore quello, mi sa, vediamo. Sì, il... ah, devo ammazzare qualcuno, mi sapevo. Salute e pace. Vuoi informazioni sulla città, immagino. Ora non ho tempo. Devo trovare delle bandiere che ci hanno rubato dal nascondiglio nel distretto ricco di Damasco, ma... con questo caldo, le mie gambe non riescono più a reggermi. Ti dispiacerebbe aiutarmi? Torna con le bandiere e io ti aiuterò per quanto mi è possibile. E io dove te le prendo queste bandiere? Oh. Bandiere. Sì, che pizza. Adesso devo mettermi a giocare a prendere le bandierine. Ah, meno male che è un percorso, penso. C'è Altair, proprio tu mi cadi qua così come una... come una... boh. Non mi viene neanche un insulto. Renditi conto, Altair, neanche un insulto mi viene. Cioè, dove le trovo ste bandiere? Sì, non rompere il cazzo. Oh, una bandiera lì. Questi minigiochi non mi piacciono, mi danno sui nervi. E dove cazzo sono queste bandiere? Non dite che sono tutte sopra. Sono tutte su. Che pizza. No! Come cazzo ha fatto a mancarla? Vabbè, tanto vale prendere prima questa. Poi vedete, scala da 3000 anni, ci mette a scalare. No, no, sali di nuovo. Vai a riprendere. Ah, ce ne sono altre lì. Figata. Una qui. Una. Oh, c'è un'altra lì. La vado a prendere, signori. Vabbè, che qua sicuramente la dovrò rifare. Ci scommetto quello che volete. Dov'è la bandiera? Ah, è qui dietro. L'ho sgamata. Mia. Andiamo di qui. Meno male che sono a percorsi. Via via. Prendile tutte, dai Altair. Non rompere il cazzo. Io le prendo. Come le vedo le prendo, signori, eh.
So che ce ne... Ah no, questo non era una bandiera da prendere. Che cosa faccio io? Non lo sapevo. No, scendi, idiota, scendi. Quanto stiamo? 17? 18? 19? 20, dai! Ne ho 20. Dai, sali, deficiente. Anzi, scendi, deficiente. Non rompete. Dai. Corri più veloce della luce! Non ce la farà mai, non ce la fa. 20 secondi è impossibile, Altair è proprio lentissimo. No, no, devo entrare di qua, no, no, no. No, dove cazzo entro? Cioè, ho le bandiere ma non riesco a entrare. Oh, ecco di qui, io entro. Vai! Via! Grazie, il Rafik sarà felice di riavere le bandiere. Forse questa piccola informazione può tornarti utile. Mi è capitato di assistere a uno dei banchetti del re dei mercanti e ho notato che c'è una fontana facilmente scalabile al centro del suo palazzo. Sfrutta ad avere questa informazione. Ora, con tua licenza, prendo congedo. Ok, allora. L'indagine è completata. Qua mi dice già di tornare alla base, quindi penso che già servivano solo... Io me ne fuggo. Sporco eredi, che cazzo è la moltiplicazione del corpo hanno fatto? Beh... Bastardi! Stronzi. Ve ne approfittate perché sono da solo, eh? No, pure il templarone. Ma io cammino come voglio, zia, stai zitto. Zitto, Toto, non rompere le scatole. Corri, Altair, più veloce! Oh, saliamo sui tetti. Sì, parla italiano. Oh, c'è una bandierina. Tanto dobbiamo andare di là e prendere la bandiera. Parla l'italiano. Visto, non c'è stato neanche bisogno di fare il taglio. Dovevo solo minacciare di tagliare, proprio. Ui... Non rompere il cazzo. Sì, sì. Come dici te? Ma guarda... Ma ditemi voi adesso, no? Se è normale quello che ho visto. Mi mimetizzo, va. Sì, almeno... Lo semino. Ma bravo. Bravo. Poteva essere un d'intralcio, signori, eh. Quindi era meglio eliminare e stirparlo già. Fermarlo sul nascere. Non mi ricordo nel termine. Vabbè. Comunque, abbiamo fatto l'indagine, adesso vediamo. La pace sia con te, Altair. Come posso aiutarti? Ho fatto quanto chiesto e ha preso tutto sulla mia preda. Allora condividi il tuo sapere. Abul Nukud è corrotto fino al midollo e perciò la gente lo disprezza. Pare abbia sottratto denaro destinato agli abitanti di Damasco e l'abbia speso per sé. Ora ostenta la sua passione per il lusso preparando una grandiosa festa. Guardie e servitori saranno troppo occupati con gli ospiti. Non mi noteranno neppure. Notevole, amico mio. Gli altri dicevano che non avresti scoperto nulla, ma io no. No, io ero sicuro che ce l'avresti fatta e ce l'hai fatta. Rimani qui quanto ti aggrada finché non sarai pronto per cominciare. Avanzamento rapido a un ricordo più recente. Allora, signori, colpisci il re dei mercanti quando esce per rivolgersi agli ospiti. Quindi adesso è il momento di colpire un altro bersaglio. Speriamo che nelle successive parti, sì, proprio bellissimo italiano. Nelle successive parti, il ritrovamento degli indizi è un po' più easy. Perché, vabbè, la difficoltà è bella, però intanto non voglio dilungarmi troppo nelle parti, sennò facciamo parti di 50 minuti, di cui 45 sono solo di indagine. Pagherai con la vita. Ma va a cagare, va. Cioè, qua è riuscito a salire, là no. Genio. È genius. Cioè, Altair sta diventando Matteo Renzi. Ok, non offendiamo nessuno, dai. Non offendiamo nessuno. Questo qui va ucciso. Vai, stirpato la radice. Oh, c'è una bandiera così, neanche l'avevo vista. Mi immaginate, non lo so.
Sì. Eccolo lì, ci voleva. Non hai motivo di stare qui. Spari. Vi prego, avete qualcosa da darmi? Ragazzi, ci sono gli eruditi. Levati. Devo fare il giro lungo, mi sa. I've got a question. If you hear me out. Ecco. Io non voglio fuggire, infatti. Pollo. Idioti. E adesso dove vedi? Oh, c'è una bandierina lì. Che... No. Qui io ci abitare. Cos'è sta roba? Cioè passa... Che cazzo di... No, non posso cadere in acqua, altrimenti mi muore. Mi muore in acqua. La logica di assassino... Cioè non so dove cazzo entrare. Aspetta, io salgo, ok? Salgo e poi salgo da qui. Vado sul tetto, va? No, sul tetto dovrebbe esserci qualcosa. Giustamente Altair non sale sul tetto, perché giustamente Altair è un idiota deficiente, proprio. No, 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 no. Da qui non posso scendere. Cioè è più difficile entrare che ucciderlo. Rendiamoci conto. Oh, che palle. Poi Altair pure che cade in slow motion. Smetti di rompermi le palle con sti agguanti. Ma invece di fare ste mosse inutili, perché non li uccidi, stupidi idiota? Lo vedi, loro ti fanno il culo. Questo qui è overpower. Idiota. Idiota, ma non overpower. Oh. Oh, fa. Dai, solo contrattacchi, via. Dai, dai. 3 ore. No. Non ditemi, sto morendo. Ecco, fuggire. Stronzi di merda, sono morto. La prima volta che muoio in Assassin's Creed. Selezionando la lama nascosta durante uno scontro, potrai liquidare rapidamente i nemici che hai atterrato. Beh, va a sapere, vabbè. Chi se ne frega, cioè è inutile per me sto... No, d'accordo, no, uff, che palle. Cioè, la prima volta che muoio in Assassin's Creed, non sto scherzando. Non sono mai morto desincronizzato perché sono stato sgamato, sì, ma mai morto. Inizio a odiare Altair, cioè perché veramente ha delle mosse di troppo base. Cioè, ci vuole qualcosa di più potente. Non mi rompete il cazzo voi il ladro. Tu afferra e basta. Cioè sono morto come un idiota, veramente me ne vergogno. Cioè come cazzo fanno a vedermi da qua sopra se ho delle monete? Ci hanno i superpoteri. Sali deficiente, sali. Oggi proprio sono nervoso. Quindi ti conviene obbedire. Cioè sì, oggi proprio sono incazzatissimo. Cioè io come faccio? Allora, o sfascio mezzo mondo. Allora, inizio a uccidere lui. Non ce la faccio, ovviamente. Ehi. Ok, dai, iniziamo. Furtività non è il mio forte oggi. Muori, stronzo.
Volete morire? No, il templarone c'è ora. Muori. Dai. Quindi vuoi morire anche tu proprio forte? Vedi, te le cerchi. Posso entrare adesso? Grazie. Oh, finalmente. Eccoci arrivati. Benvenuti, benvenuti. Grazie a tutti voi per essere qui con me questa sera. Vi prego, mangiate, bevete, godetevi tutti i piaceri che ho da offrirvi. Fate con comodo, io attendo. Spero che sia tutto di vostro gradimento. Bene, bene. Mi allieta vedervi tutti così felici, giacché questi sono tempi bui, amici miei, e dobbiamo godere di tutto questo finché possiamo. La guerra minaccia di consumarci tutti. Salah al-Din combatte valorosamente per ciò in cui crede, e voi l'avete sempre sostenuto senza domande. È la vostra generosità che ha permesso alla sua campagna di proseguire. Propongo perciò un brindisi. A voi, miei cari amici, che ci avete portato dove siamo oggi, che possiate ottenere tutto ciò che meritate. Quanta cortesia! Non vi credevo tanto garbati, voi così rapidi a giudicarmi e così crudeli nel fare. Oh, non fingete sorpresa, mi prendete per uno sciocco? Credete che non abbia udito ciò che sussurrate alle mie spalle? Ebbene, sì. E temo di non poter dimenticare. Ma non è per questo che vi ho convocato questa sera, no. Voglio parlarvi di questa guerra e del vostro ruolo in essa. Regalate il vostro denaro in tutta fretta, pur sapendo che provoca migliaia di morti. Non sapete neanche perché combattiamo. Per la santità della Terra Santa, direste, o per l'inclinazione malvagia del nemico. Ma quelle che vi raccontate sono menzogne. No, tutta questa sofferenza nasce dalla paura e dall'odio. Vi infastidisce che siano diversi, come vi infastidisce che lo sia anch'io. Compassione, pietà, tolleranza. Queste parole non significano nulla per voi, e nemmeno per quegli invasori infedeli che hanno razziato la nostra terra in cerca d'oro e di gloria. Perciò io dico basta! Mi sono votato a un'altra causa che darà vita ad un nuovo mondo in cui tutti potranno vivere fianco a fianco in pace. Peccato che nessuno di voi vivrà per vederlo. Uccidete chiunque tenti di fuggire. Oh, allora. Qua io adesso voglio vedere proprio come faccio. Allora, mi sa che devo salire da qua. Per forza. Cioè questo... Dov'è andato? Eccolo lì. Perché non ti arrendi? Perché no?
Cazzo, come? Tenetelo lontano da me. Io sono giù dal cimitero, Johnny Jack. Vieni qui. Corri, vieni qui. Come corre, però, cazzo. È velocissimo questo. Oh. Riposate ora. Le loro parole non possono più nuocervi. Dimmi, perché hai fatto questo? Avete rubato denaro ai vostri sudditi. L'avete destinato a qualche ignoto proposito. Voglio sapere dov'è finito e perché. Guardami. La mia stessa natura è un affronto alla gente che governavo. E queste nobili vesti riuscivano a malapena a soffocare le loro grida d'odio. Dunque è una questione di vendetta. No, non di vendetta, ma di coscienza. Come potevo finanziare una guerra al servizio dello stesso Dio che mi ritiene un abominio? Se non servite la causa di Salah al-Din, allora quella di chi? Col tempo li conoscerai. Credo anzi che tu l'abbia già fatto. Ma perché nascondersi? E perché questi misfatti? Cosa ha di diverso dal tuo lavoro? Tu prendi la vita di uomini e donne forte nella convinzione che la loro morte migliorerà la sorte di coloro che rimangono. Un male minore per un bene superiore. Noi siamo simili. No, non lo siamo affatto. Ah, ma te lo leggo negli occhi. Il dubbio. Voi non potete fermarci. Avremo il nostro nuovo mondo. Prendetelo! Prendetelo! Sì, io me ne fuggo. Io me ne fuggo. Scemo, cioè guarda con broccoli, ma ne va là. Mi servono delle scale adesso. Cioè, guardate il deficiente. Beh. Altair proprio rincoglionito oggi, va. Oh, vai, vai, sali. No! Un deficiente. E sali. Cioè, mamma mia, oggi proprio rimbambito, Vabbè, pure io no, però, che cazzo. Andiamo, va. Via. Levatevi. Cioè, me ne sono disfatto prima e me li recupero qua. Madò, sta deficiente qua. Sali. Sì. Via. Scendete. È rimasto solo lui. È proprio incantato. Io me ne fuggo prima che sia troppo tardi. Però purtroppo la base è di là. Vai, andiamo, dai. Mamma mia, meno male, mi sono salvato in tempo. Ecco qua, fatto. Mi è giunta voce del tuo successo, Altair. Il regno del terrore di Abul Nukud è al termine. Lieto di sentirlo. Li ha uccisi, gli invitati alla sua festa. Col veleno, uno strumento da codardi. Li incolpava della guerra, diceva di volervi porre fine. Strano, d'altro canto il re dei mercanti era noto per essere un po' eccentrico. Forse era solo un sintomo della sua follia. È possibile. Non sembri convinto. Parla con Al-Mualim. Potrà darti una spiegazione migliore. Sì, vedremo cosa da dire. Avanzamento rapido, un ricordo più recente. Nuova parte, il sangue del re dei mercanti. Perfetto. Adesso dovremmo tornare dal Mualim. Vai.
La preparazione è decisiva per il successo. Libera la zona da arcieri e guardie prima di confrontarti con la vittima designata. Vieni, Altair. Parla con me un momento. Come desiderate. M'è giunta voce del tuo successo. Hai la mia gratitudine e quella del regno. Liberare quelle città dai loro corrotti governanti favorirà senza dubbio la causa della pace. Come fate a esserne certo? I sistemi con i quali gli uomini governano si riflettono sulla loro gente. Mentre tu mondi le città dalla corruzione, guarisci i cuori e le menti di coloro che vi abitano. I nostri nemici dissentirebbero. Che vuoi dire? Ogni uomo che ho ucciso mi ha confessato strane cose. Essi non provano rimorso. Persino nella morte sembrano sicuri del loro successo. Benché non lo ammettano direttamente, c'è un legame tra di essi. Ne sono sicuro. C'è una differenza, Altair, tra ciò che ci viene detto essere vero e ciò che vediamo essere vero. Molti uomini non si curano di tale distinzione. È più facile così. Ma in quanto assassino, è nella tua natura osservare, interrogarsi. Allora cos'è che lega quegli uomini? Ah, ma in quanto assassino, è anche tuo dovere frenare quei pensieri e confidare nel tuo maestro. Perché non può esistere vera pace senza ordine. E l'ordine richiede autorità. Parlate per enigmi, maestro. Mi elogiate per essere perspicace e poi mi chiedete di non esserlo. Che devo fare? La domanda avrà risposta quando non avrai più bisogno di chiedere. Suppongo che non mi abbiate convocato solo per una lezione. Molto bene. Ti vengono di nuovo restituiti un rango e un'arma. Restano ancora due governanti. Va e poni fine al loro dominio. Allora, ho aumentato la sincronia della linea di una barra. E che mi ha dato? Riequilibrio e schivata. Va bene signore, allora direi che per quest'altra parte è tutto, spero vi sia piaciuta. Vi ricordo come al solito di votare, commentare, iscrivervi al canale, di mettere mi piace alla pagina di Facebook, seguimi su Twitter, di andare su G2A se volete acquistare giochi e abbonamenti di C-Sconto. Noi ci vediamo nella prossima parte dove spero concluderemo le indagini sull'anno nuovo bersaglio e se riusciamo anche a ucciderlo. Ci vediamo, ciao!